Cartolina da Venezia, una città unica al mondo, una delle città più belle al mondo, ed è qui che da 32 anni si tiene anche una delle gare più originali sicuramente dell'orientamento. Un cordiale saluto da Luca Ginetto e dal tecnico Renato Masiero, e un saluto anche a Stefano Cordella, responsabile dell'area tecnica di questa manifestazione internazionale che, ricordiamo appunto, si svolge oramai continuativamente da 32 anni e non poteva che essere una città così singolare e particolare tra Calli e Campielli ad ospitare una gara di orientamento. Qui per la verità c'è ogni giorno da orientarsi in questa città. Sì, certamente, Venezia è unica anche in questo senso, anche nell'orientamento. La forte attrazione per una gara atipica per l'orientamento, perché generalmente le gare di orientamento si svolgono nei boschi, è quello il terreno naturale. Venezia rimane un'attrazione fortissima, non solo per la bellezza della città, ma per l'alto livello tecnico necessario per svolgere appunto questa competizione. Un continuo controllo sulla mappa dato da Calli, Campielli, rive fondamente che rendono Venezia una casba e di difficile interpretazione per chiunque. Abbiamo visto intanto queste splendide immagini, queste cartoline, abbiamo visto anche il Ponte di Rialto, perché sarà uno dei passaggi più impegnativi per i tantissimi atleti. Qui siamo già in zona partenza, Campobandiera e Moro, queste sono naturalmente le schede che indicano le varie segnalazioni del posizionamento delle varie lanterne, e con la gara femminile a cominciare da quella che è la grande favorita, Sarka Svodobna, pettorale 1913, favorita, dicevamo, perché ha già vinto questa gara lo scorso anno. Per le categorie elite femminili e maschili sono 11 km del tracciato, ed ecco infatti subito la partenza. Vedete come la posizione anche delle atlete sia molto particolare, quasi piegate completamente in avanti per visionare al meglio la cartina, che, come sapete, viene consegnata soltanto all'ultimo momento ai concorrenti e agli atleti. E qui naturalmente il grande Alessio Tenani, l'atleta bolognese della Forestale, il grande favorito. Guardate qui addirittura cosa fa per fermare le spighette, per non avere delle difficoltà, e un dettaglio proprio di questa operazione singolare che il nostro Alessio fa ogni volta prima di partire. Grande favorito, dicevamo, perché Alessio ha già vinto tre edizioni di questa gara, di questo MOV a Venezia, poi per due volte si è classificato al quarto posto. Uno dei grandi favoriti, ma dovrà naturalmente vedersela anche con i tantissimi atleti stranieri. Ecco che si sta portando in zona partenza, il momento, si prepara la cartina ed ecco il momento della partenza e il via. Subito la visione del tracciato e si parte. La difficoltà naturalmente di questa competizione in una città molto particolare e singolare, dicevamo, come Venezia, è che è una domenica mattina, e ancora il clima è quello primaverile più che autunnale, una città invasa da turisti, e gli atleti, dicevamo, quasi 5.000, hanno dovuto gareggiare praticamente tra tantissimi turisti, quindi una sorta di slalom, e riuscire in tutta velocità a evitare il contatto, l'impatto con i tantissimi. Qui il particolare naturalmente della bussola, abbiamo visto anche l'operazione della punzonatura, ecco che la rivediamo anche con questi giovanissimi partecipanti che, ricordiamo, arrivano da tutto il mondo, perché ormai la gara di Venezia è internazionale in tutti i sensi. Al di là della categoria elite c'è poi tutto quel movimento che richiama assolutamente atleti da tutti i paesi del mondo. Sì, direi quest'anno abbiamo avuto anche degli australiani, di conseguenza credo sia un bel viaggio anche per loro, no? Ma vorrei segnalare anche il fatto che abbiamo numerosissime scuole che vengono anche dal sud Italia, che approfittano di questa occasione per farsi la loro gita, e conoscendo le difficoltà che ogni insegnante ha per organizzare una trasferta del genere, un grande applauso va appunto a queste persone che con tanta buona volontà si sobbarcano viaggi di 7-8 ore per arrivare da Foggia a Bari piuttosto che in Calabria per venire a Venezia.
Abbiamo visto proprio una delle lanterne, c'è da dire che gli organizzatori, in questo caso proprio Stefano Cordella, responsabile dell'area tecnica, avete cercato di nascondere queste lanterne un po' nei punti un po' misteriosi, curiosi, ma che davvero portano gli atleti a scoprire anche degli angoli che forse i veneziani stessi frequentano con assiduità, zone davvero sconosciute per tutti. Io da buon veneziano, diciamo, ho approfittato del discorso della gara di Venezia agli inizi, quando l'abbiamo organizzata, anche per scoprire una Venezia che comunque non conoscevo. Il concetto di nascondere non è proprio vero, però si cercano comunque dei posti che anche tecnicamente offrano delle possibilità di scelta per arrivarci. E qui intanto siamo proprio con la testa della gara, al momento della gara Elite. Abbiamo visto prima anche arrivare Helen Gardner, l'atleta britannica, un atleta da tenere assolutamente d'occhio, mentre il primo dei maschi a presentarsi era appunto il nostro Tenani. Via via, vedete, si cerca la lanterna, al momento della ponzonatura certi atleti lo fanno in tutta velocità, c'è il cronometro che scorre, altri invece con molta più calma, e qui si vede un po' la distinzione tra quelli che sono i veri e propri atleti e coloro invece che sono dei grandi appassionati dell'orientamento e quindi con tutta calma arrivano anche al momento della punzonatura, come proprio in questa fase specifica, come siamo nella lanterna, in questo caso numero 85. Si trasferisce il dato in una chiavetta che verrà poi letto una volta arrivati a conclusione del percorso di gara. Davvero tantissime le posizioni, qui siamo nella zona vicino a Piazza San Marco, molto caratteristica e davvero molto suggestiva per questi atleti che hanno la possibilità di conoscere questa città, anche perché solitamente, lo ricordiamo, le gare di orientamento sono nate e si svolgono principalmente nei boschi, nelle foreste, e qui in questo caso invece la possibilità di ammirare e di scoprire una città davvero unica. Sì, indubbiamente sì. Il fatto di appunto cercare di portare, considerato il fatto che noi utilizziamo praticamente tutta la superficie di Venezia, in funzione delle categorie ovviamente, le categorie elite sfruttano moltissimo tutta la superficie della città, contrariamente alle altre che hanno aree molto meno ampie. Però indubbiamente per quelli che affrontano l'orientamento non solo dal punto di vista prettamente, squisitamente agonistico, ma che si guardano attorno, è un riscoprire la città che magari proprio anche loro non hanno mai visto, posti che non hanno mai visto, situazioni e paesaggi locali che portano anche una certa emozione. E qui siamo via via, vi vedete l'alternarsi, tantissimi anche gli atleti azzurri, gli atleti italiani che stanno gareggiando, tra questi anche il trentino Roberto Dalla Valle, che è uno dei favoriti per la categoria Elite, mentre c'è questa sorta di grande sfida per la categoria maschile tra appunto il nostro Tenani e il lituano Jonas Vildis, che è segnato come uno sicuramente dei grandi favoriti di questa gara. Via via il posizionamento, dicevamo, sono 11 km circa di gara la categoria Elite. Quante lanterne deve passare? Beh, non è tanto il numero delle lanterne, perché se pensiamo in teoria su una gara molto lunga, più sono le lanterne, più in teoria i tratti sono più corti, di conseguenza più facili. Non è tanto il numero delle lanterne quanto quello che noi chiamiamo poi anche la lunghezza, il chilometro sforzo, nel senso che il dislivello a Venezia è rappresentato dai ponti ed è difficilmente quantificabile come dislivello. Quello che noi diciamo chilometro sforzo è la lunghezza effettiva, perché un conto è di stabilire la misura in linea d'aria, e questi sono gli 11 chilometri, ma per fare un tratto delle volte di un chilometro ce ne vogliono 1200 metri, 1500 metri, dipende dalle scelte e ovviamente dipende dal fatto che a Venezia, differentemente da un bosco, non sempre puoi andare dritto e prendere quella direzione.
dovresti essere, avere il potere di attraversare i muri. Non si può tagliare il prato come succede appunto nei boschi, e qui cominciamo a entrare anche nel lotto dei grandi protagonisti di questa gara. Dicevamo che sul fronte femminile sicuramente Sarka Zvolodna è la grande favorita, in quanto ha vinto già l'edizione del 2010, ma naturalmente il lotto delle contendenti è ricco, come anche per la gara maschile, perché non c'è solo, dicevamo, l'atleta ceco, l'atleta lituano da tenere d'occhio, Zvildis, perché in questo caso anche altri protagonisti, a cominciare anche dagli atleti dell'Austria, sono tra i favoriti per la vittoria di questa gara di grande prestigio. Una gara di grande prestigio, e sentiremo poi anche il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento Grifoni, perché questa ormai non possiamo dire si tratti di un banco di prova, perché oramai sono 32 edizioni, ma proprio in virtù del successo di questa manifestazione la Federazione Internazionale ha già assegnato all'Italia per il 2014 i campionati mondiali, e proprio la gara sprint si terrà a Venezia. Esattamente, esattamente, per noi è un grande onore aver potuto fruire di questa opportunità, considerato appunto, come dicevo prima, l'alto tasso tecnico che una gara del genere comunque a Venezia può avere, differentemente da tantissime altre città. Abbiamo visto ancora gli atleti delle categorie elite, per la seconda volta abbiamo visto anche l'inglese Helen Gardner tra le favorite, quella che può rendere un po' difficile il dominio di Sarka Zvolodna, l'atleta della Repubblica Ceca. Ancora atleti in tutta velocità, davvero belle queste immagini, questi scorci. Qui quest'anno, dicevamo, il passaggio molto difficile, guardate come devono fare praticamente lo slalom tra turisti ma anche autoctoni, i veneziani che stanno passeggiando e stanno transitando per il ponte di Rialto. E qui siamo con una delle concorrenti della squadra azzurra, o meglio un'atleta italiana, Maria Chiara Crippa, che si sta preparando al via, pettorale 4143, è il momento dello start anche per lei, si sta preparando, vedete come, qual è la dotazione, mano sinistra, dito pollice la bussola, dall'altra mano destra invece con la chiavetta per la punzonatura. E siamo tornati con Alessio Tenali, sempre velocissimo e concentrato, davvero vuole assolutamente tornare a vincere questa gara di Venezia, l'atleta bolognese del gruppo sportivo della Forestale, e davvero vedremo se si riuscirà a bissare quelli che sono stati i successi nel 2000, nel 2006 e nel 2010, dunque vuole cercare davvero di tornare a vincere questa splendida competizione, davvero singolare, altro ponte, altro passaggio, le difficoltà, come anche per la maratona di Venezia, quando vengono invece realizzate le passerelle per rendere più facile il passaggio, qui invece si devono assolutamente fare in tutta velocità gli scalini e poi cercare, ecco, di evitare i tantissimi turisti presenti sul tracciato, atleti di ogni età, e qui appunto l'ha completato l'atleta il ponte di Rialto, passando da una parte all'altra del Canal Grande in questa immagine davvero suggestiva. Intanto tra poco cominceremo a seguire i primi arrivi, occasione anche per gli operatori davvero di divertirsi per immortalare degli angoli davvero suggestivi delle cartoline della città. E qui si sale, si scende il ponte di Rialto da una parte all'altra del Canal Grande, dicevamo, naturalmente tra tantissimi turisti. Il bacino di San Marco, in prossimità dunque di quello che poi è l'arrivo finale di questa competizione, a cominciare quindi da quella che sarà, e vedete appunto le passerelle lasciate dalla Venice Marathon, che rimarranno fino a febbraio e quindi facilitano anche in questa fase finale gli atleti stessi del MOV, Meeting Orientamento di Venezia. E siamo alla fase conclusiva ed è proprio Alessio Tenali che sta arrivando, ritmo elevatissimo, vedete ancora tante energie, vuole davvero riuscire
nell'impresa di conquistare questa vittoria dell'edizione 2011 di questa competizione, di questa gara, si sta portando nella punzonatura complessiva della punzonatura finale a chiusura di questa gara davvero spettacolare, ma poi si dovrà vedere, perché soltanto una volta arrivato Tenali, a circa due ore dal suo via, inizierà la gara l'atleta della Lituania, il grande favorito Jonas Vildis, e dunque non ci sarà la possibilità di avere un confronto diretto. E qui intanto naturalmente con ancora personaggi, ancora atleti che stanno transitando per completare la gara. Tenali ce l'ha messa davvero tutta, c'è da dire, è un grande impegno da questo atleta bolognese che ama questa gara di Venezia. Indubbiamente Alessio ha onorato con la sua presenza la nostra manifestazione, ci teneva perché ripetere il risultato dell'anno precedente con atleti anche diversi di caratura internazionale. E ho parlato con lui a fine della gara e una piccola indecisione di meno di un minuto praticamente gli è costata la gara, cose che possono succedere in una gara di orientamento dove l'imprevisto, il momento, l'attimo di smarrimento, non direi di disorientamento, ma l'attimo di smarrimento, per pochi secondi perdi una gara che potevi vincere. Il tempo infatti di Alessio Tenali 1:10:21, vedremo cosa riuscirà a fare l'atleta lituano Jonas Vildis, e anche poi da tenere d'occhio quello che succede sul fronte della gara femminile, dove la grande favorita, ricordiamo ancora, Sarka Svobodna, mentre l'atleta inglese sembra accusare un po' di ritardo Ellen Gardner. Poi c'è anche l'altra atleta lituana tra le favorite, Gabia Razetite. Scusate i nomi, ma spesso sono impronunciabili questi nomi della Lituania. Intanto vedete come appunto una volta operata l'operazione della punzonatura ci si debba per un attimo riflettere su quella che è l'esatto tracciato da intraprendere. Sì, è forse il momento più delicato, quando arrivi e vedi la lanterna, mentalmente magari anche ti rilasci un po'. Ciò che è importante è saper uscire, come diciamo noi, dal punto, ovviamente riprendendo contatto con la cartina e sapendo esattamente in che direzione devi prendere. E una cale sbagliata, un angolo sbagliato, ti compromette minuti e minuti di gara. Abbiamo visto infatti molti si fermano, devono riflettere davvero, guardate anche questo atleta che cerca di capire qual è il punto successivo, davvero una disciplina sportiva dove naturalmente è richiesta una grande forma fisica, una prestazione, una capacità di resistenza, ma tanto cervello. Indubbiamente sì, è importantissima la preparazione atletica come in tutte le discipline sportive. Qui una grande capacità di comunque coniugare la capacità di correre con la capacità di lettura della carta e di fotografare immediatamente qual è il percorso, la scelta più rapida per arrivare al punto di controllo. Vedete, qui addirittura si arriva proprio nell'angolino di una fondamenta dove è posizionata la lanterna dietro l'angolo al termine di una calletta proprio sul rio. È davvero molto singolare e particolare. Vedete gli atleti adesso proprio in questa fase di punzonatura prima di ripartire. E dobbiamo dire anche che questa disciplina, la Federazione Italiana Sport Orientamento, ai giochi studenteschi è la disciplina più praticata in assoluto, proprio perché rientra anche tra le materie scolastiche, perché unisce molte materie scolastiche, proprio perché c'è la cartografia, c'è la geografia, davvero la possibilità di unire tante materie scolastiche poi riportate in una prestazione sportiva. Indubbiamente sì, e soprattutto una disciplina che anche sotto il punto di vista di gioco può essere portata nelle scuole elementari. E per mia personale esperienza vedi l'entusiasmo dei bambini nel capire, nel sfruttare, nel vedere in loro stessi le loro doti di orientamento, sempre sotto il punto di vista di gioco. E questo
è una grande valenza per il nostro sport, che prende linfa proprio dalle scuole. È singolare vedere questa competizione sportiva mentre sullo sfondo, lungo i canali, passano queste gondole, davvero una immagine incredibile, splendida, davvero una cartolina, una grande promozione per questo sport, e non a caso appunto Venezia è stata scelta per i campionati mondiali, la disciplina, la gara sprint per il 2014. Vogliamo dire che quest'anno sono state davvero tantissime le partecipazioni, 4.500 la gara di domenica, c'è stata una larga partecipazione anche il giorno precedente, complessivamente 5.300 orientisti che hanno gareggiato. Per il prossimo anno pensate però di mettere un freno, un po' come si deve fare anche per la Venice Marathon, numero chiuso per garantire una certa qualità di servizi, state pensando a un tetto dei 4.500? Effettivamente noi abbiamo un unico grande vincolo, che è quello dello parasport, l'unica struttura a Venezia che può ospitare una tale capienza di quantità di persone, è l'unico punto fermo. E oggettivamente quest'anno abbiamo avuto una giornata meravigliosa, bella, la gente entrava in parasport, si cambiava, usciva. Nel caso ci fosse stato brutto tempo, pioggia, cosa che non spaventa gli orientisti, indubbiamente avremmo avuto una concentrazione di persone all'interno del parasport che io dicevo, qui scoppiamo a un certo momento, non lo so cosa faremo, indubbiamente c'è una Venezia è imprevedibile anche in questo, un anno hai pensi di avere meno presenze, quest'anno non lo so, forse per l'effetto mondiali, forse per l'effetto che delle nazioni si sono mosse e sono venute, abbiamo avuto un enorme incremento effettivo di presenze che ci deve far pensarci per il futuro. E lo vediamo anche proprio dalle maglie che rappresentano le varie nazionalità, abbiamo visto prima la Russia, adesso sicuramente un paese baltico con la precedente atleta, davvero un lotto di atleti che arrivano, un po' tutti i continenti rappresentati, manca forse l'Africa. Sì, direi di sì, però ci aspettiamo anche quello, insomma, ovviamente l'orientamento nel continente africano è un qualcosa di, penso ancora a questo livello sconosciuto, di conseguenza è stato veramente, però posso dire che per esempio ai mondiali che cui abbiamo partecipato come gruppo sportivo in Francia abbiamo visto degli atleti delle Bahamas e chissà, magari forse attratti dall'attrazione Venezia e dall'orientamento possono farci visita in una prossima edizione. Intanto dobbiamo dire che a guida di questo comitato organizzatore c'è il presidente Gianni Mazzeni, ma un pool di società che organizzano questo evento, che è l'Orienteering Galilei, la Polisportiva Bissuola, l'Oswalds Noale, poi Malipiero Marcon, l'Orienteering Laguna Nord, e naturalmente con il prezioso supporto di tantissimi volontari che sono dislocati lungo tutto il tracciato della gara per operarsi naturalmente nella buona riuscita di questo evento. Davvero suggestiva e particolare anche questa immagine della lanterna dal basso, abbiamo visto anche spesso al passaggio molti turisti curiosi che si guardavano attorno per capire cosa stessero facendo queste persone, cartina in mano, tutte di corsa, e poi qualcuno spiegherà loro che si trattava appunto di una gara di orientamento. Torniamo per un attimo con la cronaca, quindi con Jonas Vildi, l'atleta della Lituania, è partito, dicevamo, con oltre due ore da Alessio Tenani, atleta della nazionale lituana, e qui intanto ancora sorridente un altro concorrente, dicevamo appunto che Tenani sta temendo proprio la prestazione di Gvildis per quanto riguarda il risultato di questa gara, è un testa a testa a questo punto tra questi due atleti, con il tempo, ricordavamo, ottenuto da Tenani di 1:10:21, bisognerà capire cosa riuscirà a fare l'atleta della nazionale lituana, anche se c'è l'austriaco Erik Sinkovisk che potrebbe anche giocare il ruolo di outsider. Altro passaggio molto suggestivo in questo, detto alla veneziana, sotto portego, questo sottopassaggio, questo tunnel prima di arrivare a un altro pozzo. Ecco, avete prediletto molto i pozzi per lasciare le lanterne. Diciamo che il pozzo è un terreno franco, attaccare una lanterna vicino a una finestra c'è sempre il rischio di magari poter in qualche modo disturbare chi abita vicino, di conseguenza io
che me li passo tutti i posti, cerco di privilegiare anche questo aspetto, di spostare eventualmente il punto in zone che non possono dare fastidio ai veneziani, che sono, sono la nostra interfaccia nel capire se la manifestazione è anche andata bene o male in funzione di, delle possibili lamentele che ci possono essere il giorno successivo. Di conseguenza già partire con questa predisposizione di non mettere le lanterne in posti in cui possono dare fastidio è già un primo passo. Anche perché spesso alle lanterne si arriva a gruppi, per cui un punto centrale come il pozzo posizionato al centro del campo favorisce sicuramente rispetto magari a un angolo sotto una finestra, e quindi la scelta indicata è senz'altro quella del pozzo, come in questo caso. Atleta austriaco passato in questa fase, altro della nazionale bielorussa, per cui una rappresentanza davvero internazionale a questo appuntamento. E qui abbiamo l'azzurra Maria Chiara Crippa al passaggio alla lanterna, l'abbiamo riconosciuta con il suo pettorale 4143, e tra poco ecco la grande favorita Sarka Svobodna, tutta di nero vestita, mette, mostra passo molto veloce, guardate qui che deve davvero fare lo slalom tra i turisti per portarsi verso la zona di arrivo, velocissima come anche quest'altra atleta, con sempre tanta gente lungo il tracciato, una domenica invasa dai turisti. Ancora vedete velocissima anche in questo caso la Svoldovna, vuole vincere questa seconda edizione per lei, già lo scorso anno è stata l'assoluta dominatrice, ugualmente sta tentando di bissare il successo dello scorso anno. Davvero una grande partecipazione, ancora lo ricordiamo, ancora maglia della Nuova Zelanda per questa atleta, ma viene indicata naturalmente come la Svoldovna per il passaggio verso poi quello che avvicina alla zona di arrivo. Ancora vedete via via i passaggi, con anche attesa, dicevamo, nelle zone alte della classifica, Maria Chiara Crippa, e siamo proprio in riva Sette Martiri, ed è qui che si completa, questa è la chiusura finale, poi c'è come sempre la lettura della chiavetta da parte dei giudici della FISO per avere naturalmente la verifica che gli atleti siano passati a tutte le lanterne posizionate lungo il tracciato e il percorso. Davvero particolare e singolare, ed ecco infatti la chiusura di gara da parte di Sarka Svobodna. La conclusione della sua competizione va dunque a chiudere, vediamo subito il tempo, ed è 1:12.01, pensate, davvero un tempo incredibile, se pensate che Alessio Tenani, categoria elite maschile, 1:10.21, l'atleta invece della Repubblica Ceca 1:12.01, davvero una potenza. Sì, teniamo presente ovviamente che sono due percorsi diversi, di lunghezza diversa, e di conseguenza i tempi sono sempre molto difficilmente raffrontabili. Indubbiamente per la tipologia del percorso dell'elite femminile, indubbiamente un buon tempo. E andiamo dunque a vedere il podio della gara maschile, a cominciare dal vincitore Jonas Vildis, sul nostro Alessio Tenani terzo, l'austriaco Erik Simovics. Sentiamo il vincitore. Diciamo che ho vinto la mia gara, ho commesso dei piccoli errori durante il percorso, ma sono comunque soddisfatto, c'era un po' troppa gente, ma lo stesso vale per tutti gli altri partecipanti. Posso lamentare? Ho corso bene, e ho avuto due o tre problemi nella zona più interessante della gara. Sapevo che comunque l'avversario lituano sarebbe stato davvero difficile anche da battere, ma abbiamo fatto un tempo eccezionale, ci siamo staccati da tutti gli altri. La partecipazione è stata esageratamente alta come numeri, eravamo in 175 concorrenti elite solo, più di 4.500 credo in tutto, e non posso essere deluso, è stato un anno eccezionale, e è mancata questa ulteriore ciliegina, ma va comunque molto molto bene così. Simkovics, è stata davvero una bella gara, l'anno scorso ho fallito, quest'anno ero determinato a salire sul podio. Ed eccoci al podio femminile con la britannica Elle Gardner seconda, al centro la vincitrice la Svoldovna e a destra la lituana Razzatytis. Good thing to do.
But I would be maybe per la Sladovna è stata una bella gara, ma sarei stata più felice se non avessi commesso degli errori. Good race, even though. Ed ora la britannica Gardner, erano due settimane che non correvo e mi sentivo riposata. Non ho fatto errori e ho corso veloce mantenendo un buon ritmo. Mostly no mistakes and just kept on going. Beh, l'orientamento in Italia direi che va bene, nel senso che in questi tre anni abbiamo impostato tante novità, abbiamo fatto una commissione marketing che è quella che ci permette di diventare più visibili sia nel mondo sportivo italiano che in generale anche proprio aprendoci al pubblico, no? Alla società che spesso non ci vede perché la caratteristica dell'Orientale è più che altro di stare nel bosco. La gara di Venezia che sì, si configura come oggi la più partecipata ma anche una delle più partecipate del mondo, sono ormai numeri simili a quelli del Mondiale Master, tanto per dire, con una partecipazione straordinaria non solo di stranieri ma anche di italiani, apprezzata dalle scuole e apprezzata da tutto il movimento. La soddisfazione del presidente della FISO Sergio Grifoni. Siamo in chiusura di questa sintesi. Io ringrazio Stefano Cordella, responsabile aerotecnica del MOVIT Orientamento di Venezia. Ringrazio il tecnico Renato Masiero. A tutti un cordiale saluto da Luca Ginetto.